buongiorno e benvenuti al 23° episodio della Fiaba del Giorno del Veronese Magazine. Ma due lettori, ascoltatori e lettori del Veronese, ci hanno inviato ieri due brevi righe ma che spiegano abbastanza la situazione ridicola in cui stiamo vivendo. Sono andati al cinema domenica, si sono recati presso il cinema della Grande Mela per andare a vedere un film, Il Lupo e il Leone, una roba del genere. Allora, sono entrati, vabbè, solito Green Pass, controlli di rito e quant'altro, erano circa 30 persone. Vengono in un cinema completamente deserto, ammassati tutti 30 nelle ultime file del cinema stesso, quindi tutti belli attaccati e via dicendo. Uno dei due tira fuori una caramella dalla tasca, arriva l'omino, che non so se avesse il giubbino arancione, per probabilmente sì, perché per dargli maggiore enfasi che dà il giubbino arancione, il cappellino o il cellulare per correre dietro la gente al controllo del Green Pass, ma comunque gli è stato vietato di mangiare una propria caramella che si era portato da casa. Ora, io mi chiedo, ma quali norme di sicurezza sono state rispettate in quel cinema domenica, in quello spettacolo? Quale logica è stata applicata da questi ominidi che hanno applicato questo tipo di controllo? Ma mi domando, il cervello che vi è stato donato alla nascita e che sicuramente vi è stato anche abbastanza sviluppato, ma perché non lo usate? Cioè, oltre ad avere delle regole, cerchiamo di usare anche il cervello e il buon senso. In un cinema deserto con 30 persone, ma perché ammassiamo le 30 persone nelle due ultime file così che siano tutti belli uno attaccato all'altro invece che distribuirli nell'intera sala? Forse perché poi c'è da fare le pulizie dell'intera sala? Oppure perché, non capisco, perché sinceramente se la prevenzione è quello che vogliamo cercare di attivare contro questo benedetto virus, probabilmente non abbiamo assolutamente capito nulla. Grazie, arrivederci domani.